Come sempre, in apertura, ricordo il sostegno di questa rubrica al popolo ucraino, ingiustamente e ingiustificatamente aggredito dalla follia espansionista russa che minaccia la libertà di tutte le società del mondo libero. Venendo alle faccende di casa nostra, si è parlato parecchio dell'abbassamento dei limiti di velocità nel comune di Bologna, dividendosi, come al solito, tra frazioni ideologiche con scarsa attenzione ai fatti e alle valutazioni quantitative. Sul tema, un articolo della Voce.info ha detto, ha titolato in maniera abbastanza eloquente Zone 30, un dibattito senza dati, per sostenere che le analisi svolte e le valutazioni di convenienza sono basate su un set informativo inadeguato e insufficiente. Ma non si può condannare troppo un'amministrazione locale, magari mossa da lodevoli intenti, come vorrebbero i sostenitori, o più interessata a fare cassa, come invece preferirebbero alcuni dei detrattori. Come sempre, il problema è culturale e risiede nell'ingenua illusione che la soluzione ai problemi possa venire dall'introduzione di nuove regole più restrittive, ignorando colpevolmente che l'elefante nella stanza risiede nel modo con cui queste vengono fatte rispettare e di quanto sia semplice o conveniente infrangerle. Non funzionano le restrizioni all'uso dei contanti o le infinite nuove regole fiscali, spesso in contraddizione le une con le altre, perché si tratta appunto di norme di facciata, messe in piedi per apparire formalmente adempienti a questa o a quella istanza dei propri sostenitori o a qualche normativa sovranazionale. Troppe regole, troppo stringenti, sono il sogno bagnato di burocrati e oppressori e l'incubo dei cittadini liberi. Una società civile e moderna dovrebbe avere poche regole semplici e meccanismi adeguati che ne salvaguardino il rispetto. L'alternativa è semplice demagogia, captatio benevolenzie e maldestro tentativo gattopardiano di cambiare tutto affinché nulla.